Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi andremo a vedere 5 segreti per avere delle galline così felici e produttive. Il primo trucco riguarda la pulizia. Per avere dei buoni risultati con gli animali bisogna sempre avere un'ottima pulizia e igiene. Come vedete io zappo tutte le settimane quando c'è sporco, oppure se c'è andato sporco tutti i giorni, le galline, in modo tale che abbiano sempre terra pulita da razzolare, abbiano il mangime sempre pulito. Questo perché dandogli il mangime per terra, come vedete, gli do il mangime nelle ciotole. Se buttano mangime fuori, poi mangiano sulle proprie feci. Non è assolutamente salutare questo. Inoltre, una volta al mese si può aggiungere della calce viva, che è calce idrata, scusate, che è calce spenta, che può servire per abbassare il pH acido del terreno, in modo tale da renderlo non troppo acido, soprattutto anche per i microrganismi presenti nel terreno, come i lombrichi per esempio. Zappare è molto utile anche per evitare ristagni di acqua che possono presentarsi subito dopo pioggia. In questi ultimi giorni da noi in Lombardia è venuta veramente tanta acqua, però per fortuna il pollaio non si è allagato rispetto a quest'inverno, che veramente era una cosa indecente, anche perché avevo delle oche. Quindi il pollaio è rimasto sempre ben asciutto e, come vedete, la terra rimane sempre molto friabile e molto morbida. Il secondo trucco riguarda l'alimentazione. Bisogna sempre preferire un'alimentazione mista a grani e bisogna sapere proporzionare l'alimentazione a seconda del periodo in cui ci si trova. Per esempio, in un periodo invernale sceglieremo dei mangimi un po' più spinti, un po' più proteici e calorici, che contengono per esempio molto mais, in modo tale che le galline abbiano abbastanza energie per produrre, anche se in inverno si stopperanno la maggior parte. Mentre in estate potremmo preferire granaglie, che sono un po' più, diciamo, biologiche per le galline, sono molto più belle da vedere sicuramente, sono fatte da macro pezzi, diciamo, da grandi pezzi di semi, sementi, che comunque si vedono a vista d'occhio, e sono da preferire questi mangimi rispetto a mangimi, per esempio, che possono sembrare più industriali, per esempio dei misti per ovaiole fatti da farine compresse come pellet o altre cose. Sono per sempre meglio i granagli, anche perché alle nostre galline comunque li ritornano un po' la sensazione di avere nel gozzo dei semi comunque molto più poco elaborati rispetto a farine compresse, diciamo. Terzo trucco riguarda lo spazio. Lo spazio è molto importante per le galline. Partiamo da uno spazio di circa 1 metro quadro a gallina per il giardino esterno e molto più ridotto per il pollaio interno. Di solito dipende molto dalle razze, però in un mezzo metro ci stanno benissimo 2 galline, anche perché sull'appoggiatoio dovete sapere che le galline in 1 metro di appoggiatoio ci si stanno in 5 o 6 tranquillamente, perché si comprimono, soprattutto in inverno. Poi in estate tenderanno a dormire sulle piante o comunque a girare intorno. Le galline devono avere sempre anche uno spazio esterno. Lo spazio esterno è molto importante, soprattutto se è presente nell'erba, perché la adorano, come vedete ne mangiano veramente tanta. Io le do al solito, le faccio uscire prima di dargli il mangime e dopo, in modo tale che ne mangiano sempre in quantità maggiore, e gli fa veramente bene, soprattutto le migliora il piumaggio. Come vedete le mie galline hanno un piumaggio bellissimo, anche perché nello spazio interno hanno sempre terra morbida, perché in modo tale che riescono a farsi bagni di sabbia, che sono molto importanti per la loro igiene, dato che le galline si lavano, diciamo, con la terra. Terzo trucco riguarda invece le ceste. Le ceste vanno sempre posizionate in luoghi strategici, che devono essere, come vedete, angoli, semi bui, ma in cui possono avere un'ampia vista le galline, perché le galline devono trovarsi comunque in un posto sicuro per produrre le uova, se no non le fanno, perché sennò i predatori in natura gliele ruberebbero, diciamo, le uova. Quindi le ceste vanno posizionate in posti un po' più nascosti, dove noi fatichiamo anche ad arrivare spesso, se no tranquilli che lo faranno loro il nido dove vogliono. E devono essere composte principalmente da paglia o fieno, perché simula molto le condizioni in cui farebbero il nido. Infatti se mettete la paglia o fieno vi assicuro che fanno le uova. Una gallina la riconoscete se fa le uova principalmente da come si atteggia con voi, nel caso non avete galle. Se faccio vedere un esempio, se trovo una gallina che fa le uova, perché non tutte le mie galline adesso stanno facendo le uova, dato che sono ancora molto giovani, però tipo questa, vedete che si mette in questa posizione. Si siede così, con le ali semi aperte. Questa è la posa classica che farebbero le galline durante l'accoppiamento. Quindi aprono un po' le ali e si inchinano e si siedono, diciamo. Vedete che fa anche questa. Quando fanno così, non la sto tenendo, la sto facendo così, poi sbattono le ali. E quando fanno così è perché appunto simula l'accoppiamento, quindi sono pronte a fare le uova per la maggior parte dei casi, se no nelle settimane prossime comunque inizieranno. Spero questo video vi sia stato utile, noi ci vediamo in un prossimo video, io vi saluto, ciao!